Niente, non lo vedo in aula. Si intende che abbia rinunciato. A questo punto, relatore, prego. Siamo all'articolo 10. Pagina 260, il 10.500 della Commissione. Perfetto. Chiedo ai due relatori di minoranza a questo punto. Allora, cominciamo dal 10.9, a pagina 256. Contrario. Favorevole. 10.10. Contrario. Favorevole. 10.15. Scusi, 10. 15, pagina 258. Favorevole. Favorevole. 10.17. Favorevole. Ci rimettiamo all'aula. 10.18. Contrario. Contrario. Tutte e due contrari? Sì. Perfetto. 10.19. Favorevole. Favorevole. 10.500 della Commissione. Rimetto all'aula. L'aspetto per l'11. Aula. Secondo me no. Aula, non ci sono aggiuntivi, quindi passiamo ai voti. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. La ringrazio. Allora, 10.9, Duva, contrario. Prego, onorevole Duva. Grazie Presidente. In prima Commissione sono stati eliminati passaggi essenziali riguardanti lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi. Ora, premesso che questo argomento meriterebbe un dispositivo di legge ad hoc, resta il fatto che sicuramente sarebbe un buon passo avanti fare un passo indietro, ovvero tornare a come il testo era prima di passare per le mani della prima Commissione. Si dovrebbe ripristinare un dispositivo, cioè con questo emendamento si chiede di avviare un primo riconoscimento del ruolo dei ricercatori degli enti pubblici e della Carta Europea dei Ricercatori, dando così un concreto e immediato impulso al sistema ricerca del Paese. Cosa potremmo avere con questa Carta dei Ricercatori Europeo, riconosciuta così come chiediamo nell'emendamento? Si creerebbe una cornice comune.